Buongiorno, oggi giorno di Pentecoste, 15 maggio 2016, ci accingiamo ad entrare nella cattedrale di Caserta, ecco qua, sono le cresime, entriamo piano piano, ci avviciniamo sempre di più, ci vediamo fra poco. Ecco qui, stiamo entrando, la chiesa è piena, si sta riempiendo piano piano per le cresime. Gente. Le persone già hanno preso posto, adesso anche noi, mancano circa 10 minuti all'inizio della celebrazione. Buongiorno a tutti, ai cantori della cattedrale di Caserta, siete pronti? Siamo pronti come sempre. Buongiorno. Sono pronti. Ecco qua. Ecco il capocatechista della cattedrale per le crisime. Carmine. La sequenza dello Spirito Santo. Quindi appena letta la seconda lettura ci alzeremo in piedi. Buongiorno a tutti. Buongiorno al nostro Signore. La sequenza allo Spirito Santo. E poi insieme cantiamo. Grazie Signore di questa giornata. Questo parlo. Adesso cercheremo di fare una ripresa dall'alto di tutta la nostra cattedrale. Guardate come stiamo salendo. Tutti i cristianelli della cattedrale di Caserta sono pronti. Che è pronta. Vabbè, noi iniziamo tra poco. Facciamo un'inquadratura al nostro Pasquale, si occupa sempre di tutte le cose della sacrestia nostra, della cattedrale. Eccolo qua, Pasquale. Grazie per quello che fai, anche se a volte è un carattere un po' burbero. Grazie. Vabbè, noi andiamo, iniziamo questa celebrazione. Salutiamo il nostro patrono, San Michele Arcangelo. Eccolo qua, che Dio ci aiuti e ci protegga sempre.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buongiorno a tutti. Sono contento che siete qui a far corona a questi giovani cresimandi, ma soprattutto per celebrare la Pentecoste, far memoria della discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa e contemporaneamente la Pentecoste personale, quanti già hanno ricevuto la confermazione e i nuovi che arrivano a questo momento. Per essere degni di questo intervento di Dio, della presenza dello Spirito nella vita della Chiesa, nella vita personale, vogliamo chiedere perdono per le imperfezioni, i peccati e le debolezze della nostra vita spirituale e fisica. Oggi chiedono a lei di essere confermati. Chiamerò per nome questi ragazzi. Essi si alzeranno e diranno: eccomi. Ciarone Sergio, Corsale Legario Marco, Iannazzo e Eugenia, dovete rimanere qui, De Matteis Dario, Giliberti Antonella, Eremita Giovanna, Iodice Umberto, Iodice Maria Vittoria, Materazzo Stefano, Marocco Giuseppe, Minutaglio Elio, Minutaglio Giuseppe, Palmieri Anna, Magdalena, Pasquariello Antonio, Pasquariello Angela, Picazio Valentina, Picazio Stefania, Solari Marco, Polito Virgilio, Vasaturo Emanuela, Tartaglione Gian Domenico, Cuccaro Pasquale, Lesti Lucio, Martinisi Emanuele, Zampella Antonietta, Biloni Chiara, Biloni Barbara, Casino Claudio, Di Monaco Mattia, Di Salvatore Pietro, Giaquinto Alessia, Stanziale Giancarlo, Riccia Salvatore, Purificato Cinzia, Calcagni Michele, la comunità filippina adesso, Cadita Leine Handig, Lemanang Joseph Jerry Valdelia, Simba Johnson, Sisenando Zamora, Vagayamba Aleandro, Eccellenze, ho chiamato 41 ragazzi. Ora di questi 41, 26 sono della nostra comunità parrocchiale. I restanti vengono da diverse comunità parrocchiali, come Santa Maria Madre della Chiesa, Nostra Signora di Lourdes, Santi Vitaliano di Enrico, Buon Pastore, uno dall'ordinariato militare e due vengono da fuori diocesi con l'autorizzazione del parroco e della curia del loro vicario. Io ho preparato, secondo quando lei ci ha disposto di preparare, una relazione per la presentazione dei nostri ragazzi. Mi sono attenuto a ciò che i suggerimenti che lei ha dato. Facciamo sedere, ragazzi.
Eccellenza, lo scorso giovedì si è concluso il percorso di preparazione al sacramento della confermazione, iniziato il 16 ottobre 2015 e protrattosi per 26 incontri della durata di un'ora ciascuno ogni giovedì sera alle ore 20. Il loro catechista, oltre me, è stato un giovane preparato, il quale ha suscitato grande interesse e attenzione da parte dei giovani cresimanti. Il suo nome è Carmine De Rosa, che avete incontrato prima della celebrazione. Hanno fatto richiesta di partecipazione al corso di cresima 35 ragazzi. Di questi, 26 hanno ultimato il corso. Coloro i quali hanno lasciato l'hanno fatto perché non motivati, altri erano spinti dalla famiglia, altri ancora non si sono sentiti pronti a ricevere il sacramento della confermazione. All'inizio dei corsi i giovani si presentavano con tanti dubbi e scarsa conoscenza dei punti cardine della nostra fede. I primi incontri sono stati fondamentalmente di ascolto. La finalità del percorso è stata quella di dare ai partecipanti una maggiore conoscenza di sé alla luce della parola, ma anche e soprattutto una conoscenza più autentica di Dio. Prepararsi alla cresima, infatti, non vuol dire soltanto apprendere delle nozioni e sapere cos'è la cresima. La cresima è un sacramento e questo vuol dire innanzitutto l'occasione di un incontro più intimo, vitale con Gesù Cristo. Tutti gli incontri hanno avuto al centro la parola di Dio e in particolare nella prima parte del corso la lettura di passi dell'Antico Testamento e nella seconda parte brani tratti dal Vangelo. Dopo una breve introduzione e presentazione del testo sacro, i ragazzi hanno iniziato ad utilizzare ciascuno la propria Bibbia. Era emerso infatti fin da subito un desiderio comune di riscoprire la fede e di approfondire la loro formazione umana alla luce della parola di Dio. Solo con l'approccio al Nuovo Testamento, all'incirca metà del corso, i ragazzi sono stati invitati ad una partecipazione più attiva attraverso una breve risonanza personale e condizioni sul passo che di volta in volta meditavano. Al termine della condivisione, essi venivano poi accompagnati all'approfondimento della parola letta attraverso la catechesi. Essi hanno compiuto un percorso per cercare la verità e hanno compreso che la verità è Cristo stesso e viverla pienamente vuol dire entrare in intimità con Lui. Nella maggior parte di loro, durante questo tempo, si è potuto osservare un crescente coinvolgimento per i temi affrontati, quali l'amore a sé, la vocazione, le schiavitù, le tentazioni, la preghiera, l'amore a Dio per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Un ringraziamento, un affettuoso saluto al parroco Don Vincenzo e un saluto affettuosissimo a voi cresimanti, 41, alcuni di questa parrocchia, altri di altre parrocchie e la comunità che celebra qui Filippina. La gioia è molto grande perché non solo celebriamo la Pentecoste, ma presentiamo questi nostri figli già abbastanza cresciuti all'incontro definitivo con il Cristo, ma soprattutto a ricevere la forza dall'alto, la forza dello Spirito Santo. Il mistero pasquale che termina con la celebrazione di oggi comincia con la passione, morte, risurrezione e ascensione di Gesù Cristo e si conclude con la Pentecoste. Questi passaggi del mistero pasquale
sono passaggi che ci fanno contemplare dei momenti particolari della vita di Gesù, ma che hanno riflesso nella nostra vita. Lo Spirito Santo. Noi siamo cristiani perché crediamo in un solo Dio distinto nelle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questo è il grande mistero cristiano, un solo Dio in tre persone. Dunque il nostro rapporto con Dio deve essere nuovo alla luce di ciò che ci ha raccontato Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha raccontato in tutto il tempo del Vangelo, ci ha raccontato il suo rapporto con il Padre e il suo rapporto con il Figlio. Ce lo ha raccontato perché potessimo entrare anche noi in questo rapporto particolare. Domenica prossima, infatti, celebreremo la festa della Santissima Trinità, cioè a dire, durante il percorso del mistero pasquale abbiamo fatto i passi che il Signore ci ha fatto fare per aprirci al vero Dio, al Dio Trino, Dio Amore, che ha salvato ciascuno di noi con la presenza di Cristo Gesù, il Figlio di Dio incarnato, che si è umiliato e sceso per poterci far entrare nella Trinità. È sceso per aprire la possibilità dell'incontro con Dio Padre. E sarebbe, dopo 2000 anni, veramente una stretta al cuore se ancora noi pensiamo semplicemente a un Dio teorico. Il Dio dei cristiani è un Dio che entra nella storia, assume la storia e vuole essere, continua a camminare insieme a noi. E vedete, il dono dello Spirito, permettetemi che lo ricordo, il dono dello Spirito è essenziale per noi, perché ciò che ci ha detto Gesù Cristo, tutto quello che ci ha raccontato della parola, la parola incarnata di Gesù, ma ce l'ha data anche proprio dandoci boccone per boccone di questa parola. Questa parola vissuta ci dà la condizione per entrare in Dio, altrimenti noi siamo schiacciati nel materiale. Ma Dio c'è, Dio è venuto, Dio ha detto qual è la strada per ritornare. E lo abbiamo sentito stamattina, la strada è questa. Chi ascolta la parola e comincia ad amare, Dio si rivela, non solo, ma Dio, Padre, Figlio e Spirito prendono dimora dentro di noi. Se osserviamo la parola, allora Gesù Cristo ci ha indicato la porta per entrare in Dio. Ha detto lui stesso, io sono la porta. Bene, la chiave è la parola di Dio. Dio non può rivelarsi se non cominciamo a vivere la parola che ci spinge ad amarci. Questo è il comandamento che vi do, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, come, cioè dando la vita l'uno per l'altro. Se esiste questo, dove c'è nel cuore questo, la Trinità intera scende ed abita in noi. E già che siamo tutti cristiani, quando ci riuniamo insieme deve essere una consonanza di presenza di Dio dentro di noi. Ma noi ci rendiamo conto che tante volte l'istinto, la carne, il mondo, la materialità ci impedisce di entrare in Dio. Ecco allora la discesa dello Spirito Santo. Ciò che ha fatto con gli apostoli Gesù, l'ha tenuti 3 anni con sé, raccontando la sua vita col Padre, dando degli insegnamenti, ma poi ha detto non vi muovete da Gerusalemme finché non avrete la forza dall'alto. Attenzione, la forza dall'alto, è questa forza dall'alto che ci spinge ad andare al Padre. Senza questa forza dall'alto noi non ci smuoviamo
dalla nostra sax, dalla carne. Attenzione, la carne, soprattutto quando parla San Paolo, è la mondanità che ci prende totalmente. Da soli noi non potremmo liberarci dalla mondanità e non avere la libertà per entrare in Dio. Lo Spirito Santo è questa forza dall'alto che abita in noi e ci spinge verso il Padre. Voglio commentare un attimo la seconda lettura dalla lettera ai Romani. San Paolo spiega un po' prima e poi per quello che abbiamo sentito, dice: la nostra condizione umana, la mia, dice lui, è particolare. Io sento, vedete anche se non è la vostra vita, è la mia, sento dentro di me come due forze, una che mi tira in alto e una che mi tira in basso. Ma guardate cosa mi succede, dice San Paolo. Io vedo le cose migliori, scelgo di vivere le cose migliori, vado per metterle in pratica e finisco per fare le cose peggiori. Ma questa è una legge di morte, perché uccide lo spirito dentro di me, non mi rialzerò mai. Chi ci libererà da questa legge di morte? Grida San Paolo. Cristo Gesù, il nostro rapporto con Gesù Cristo. Cristo Gesù ci libera, la fede in Lui ci libera da questa schiavitù, da questa morte continua. E Cristo Gesù ci invia lo Spirito Santo. Tante volte ha detto: andrò dal Padre e col Padre vi manderò lo Spirito Santo. Scusatemi se faccio un esempio particolare, mi serve a spiegare ciò che voglio dire. Noi abbiamo l'Eterno Padre che ha un messaggio e un progetto d'amore infinito per noi e ce lo dimostra nella creazione, nella perfezione e la bellezza della creazione. Ma il peccato rovina questo rapporto. Gesù Cristo viene e ci racconta del Padre, ma prende carne, non ci parla da fuori, ma facendo un'esperienza dove soprattutto noi non sperimentiamo la libertà, non riusciamo ad essere liberi. E lo Spirito che viene ci rende liberi, spezzando le catene delle schiavitù carnali, mondane, e dandoci la forza di andare in Dio. Pensate a una calamita. Ci sono due punti che si attraggono. Il Padre è ricco d'amore e di misericordia, ma noi non riusciamo a raggiungere il Padre. Lo Spirito Santo viene in noi ed è l'altra parte della calamita. San Paolo la spiega così: noi non potremmo dire a Dio Padre papà, e non potremmo dire a Gesù Cristo tu sei il nostro Signore, se lo Spirito Santo non ci spinge dall'alto, e dunque il nostro rapporto col Signore è possibile. Vedete, Gesù Cristo ci dà tutti gli aiuti. E oggi noi cosa facciamo? Rinnoviamo in noi lo Spirito che abbiamo ricevuto nei sacramenti, ma in modo speciale accompagniamo queste 41 persone a completare il momento di preparazione. Hanno cominciato un cammino, sono stati sostenuti, hanno sperimentato, alcuni hanno lasciato. Queste 41 vengono per fare cosa? Vi dico con molta sincerità: se per fare un sacramento che ha un senso magico in chi lo pensa, non è il momento. Se per avere un certificato, neppure ha senso. Se per togliersi un pensiero, è sbagliatissimo. Perché noi metteremo davanti alla Trinità i nostri piccoli affari, metteremo davanti alla Trinità i nostri piccoli conti. Qui si viene, e io certamente vi abbraccio in modo speciale per questo, si viene per essere liberati
per amare di più Dio, per entrare in ciò che Dio, il cammino che Dio ha pensato per noi. Allora, a 41 fratelli, voglio dire con forza, se desiderate la verità, se desiderate la libertà e se desiderate la realtà, la verità su di voi, ecco il momento in cui confermate la vostra scelta di fede. Si conclude per voi anche qui il battesimo. Dio ha fatto il primo passo, vi ha dato la mano, adesso la Chiesa vi ha aiutato a stendere questa mano. Oggi voi riprendete la mano di Dio e stabilite un patto fortissimo e lo sancidemo con l'unzione. L'unzione è questa forza dall'alto che ci spinge a vivere secondo il Vangelo. Questo è il momento della confermazione. Conferma del battesimo, conferma del nostro impegno. E vedrete, ci sono tre momenti. Il primo, davanti a tutti, voi rinnovate la vostra fede. E il Vescovo darà il consenso. Questa è la fede degli Apostoli, è la nostra fede. Poi dopo invochiamo lo Spirito e terzo momento sarete uniti. Anche Cristo è stato unto con la parola e noi saremo unti con l'olio crisma perché possiamo diventare forti. Vi faccio, e ho finito, un ricordo. Quando io ero ragazzo ho ricevuto la cresima a 7 anni, ma non ci facevano capire quasi niente. Io lodo Dio adesso perché possiamo fare delle scelte libere e pensate. Ebbene, la capacità di incontrare il Signore ci ha dato la possibilità di diventare soldati di Cristo. Oggi non si usa più. Cosa vuol dire soldati di Cristo? Che abbiamo scelto Cristo come nostro Re, come unico della nostra vita e vogliamo vivere per portare avanti il regno di Dio insieme con Lui. C'è bisogno oggi, perché ormai tutti, scusate, tutti usiamo delle cose di Dio e della Chiesa come la bottega del sacco. Mi serve questo, me la devi dare, mi serve quest'altro, me la devi dare, voglio quest'altro, me la devi dare. Non esiste. Adesso c'è bisogno di ritornare e cominciare ad essere testimoni forti di Gesù Cristo. Dovunque ci troviamo, sul posto di lavoro, in famiglia e gli impegni che assumiamo giorno per giorno. Allora vi faccio gli auguri in questo senso. Gli auguri di buona salute, questi sempre ve li faccio, ma in questo momento devo farvi gli auguri di buona salute spirituale, essendo testimoni forti e incrollabili di Cristo Gesù nel mondo. Oggi c'è bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, e in modo speciale a voi conferito, come già gli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Carissimi crismandi, la fede che voi avete professato, la fede della Chiesa, ed io, in quanto successore degli Apostoli, confermo che questa è la fede della Chiesa. Alla mia conferma si richiede anche la conferma della comunità. Io, per farvi comprendere il momento di dire il vostro Amen, farò con la mano così, in modo che tutti mi possano vedere. Carissimi, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. In piedi. Vedete che il Vescovo si toglie le insegne episcopali perché
deve entrare nel momento particolarissimo della preghiera insieme con voi e vi chiedo di pregare il Padre e il Figlio che ci dia lo Spirito Santo, lo rinnovi in tutti noi, ma in modo particolare venga su questi 41. Allora caliamoci la preghiera, il Vescovo poi stenderà le mani su di voi e il Parroco la mano destra. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paracleto, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore. Il Vescovo riassume le insegne episcopali perché è un momento particolare. Devo ricevere ciascuno di voi e devo ricevere i figli di questa comunità, se ci sono i genitori, i vostri figli. E lo devo fare da vescovo. E in mezzo a noi abbiamo dei segni per capirci. Ecco perché mi sono vestito, perché si accolga il fatto che il vescovo rappresenta gli apostoli. Cosa farò? Verrà un gruppo alla volta, insieme il cresimando e il padrino, la madrina, dirà il proprio nome ad alta voce. Poi sarà unto sulla fronte con un segno di croce col crisma, olio unito a profumo consacrato il giovedì santo. Il profumo è perché il cresimando è chiamato a spargere il profumo di Cristo dovunque. È quello che dicevamo partendo dalla parola. E vorrei dire: non vi vergognate mai di essere cristiani e non vi nascondete quando viene il momento di poter testimoniare Gesù Cristo in pubblico, non facendo prediche, ma facendo scelte da cristiani e soprattutto scelte profonde secondo la parola. Allora vi accolgo uno alla volta. Marco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti dà in dono. La pace sia con te. La pace sia con te. Dario. Grazie.
Santo che ti dà il tuo cuore. Sigillo dello Spirito Santo che ti dà il Amen. Pace sia tu. Giuseppe riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in noi. Amen. Pace sia con te. Elio riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in noi. Amen. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato. Amen. La pace sia con te. Angela. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato. Amen. La pace sia con te. Antonio. Antonio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. Stefania. Stefania, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. Pace sia con te. Valentina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. Amen. La pace sia con te. La pace sia con te. Thank you.
veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito. Yeah.
Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Adesso invoco la benedizione della Santissima Trinità su tutti quanti voi, in modo speciale per i cresimati, i padrini e se ci sono i genitori di questi cresimati. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Chiedo scusa. Allora io farò queste due invocazioni speciali. Sia benedetto il nome del Signore, si risponda ora e sempre. Poi il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Allora, alla prima, ora e sempre, poi Egli ha fatto cielo e terra. Non ricomincio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Ancora una volta augurissimi e buona Pentecoste per tutti. State seduti una alla volta insieme al padre che avevano qui fatto con la foto con Cristo, così incontriamo sedite, Cristo ci presta. Potete andare.
momento qua. Torniamo alla fine della cerimonia. Torniamo a casa. Ringraziamo il Signore per questo. Grande liturgia. Ecco il nostro amico che lavora. Ciao.